Questo dipinto è un'altra delle sorprese della mostra, dove potenzia il barocco di Pietro da Cortona in una chiave visionaria che davvero fa già pensare a Goya. E il nome di Goya viene in mente guardando soprattutto questo diavolo a sinistra e ancora meglio andando a cercarne un altro all'interno di questa parte sinistra del dipinto, che è tutta risolta in questa grande zonatura di rosso. Ecco che con quattro acciaccature di pennello Giordano ha ricreato una apparizione demoniaca.